In occasione delle celebrazioni federiciane abbiamo pensato di organizzare un convegno che potesse valorizzare il mecenatismo in un raffronto fra quello di Federico da Montefeltro, che ha fatto del Ducato di Urbino un centro importante di sviluppo culturale, artistico, e tutto questo lo faremo in un raffronto con il mecenatismo potenziale, possibile e contemporaneo. Cercheremo di fare un'introduzione per quanto riguarda lo scenario storico dove si muove Federico, e poi analizzeremo l'aspetto dell'impresa in un'ottica di sociale e di etica, sempre nell'ambito del mecenatismo. E poi intervisteremo alcuni dei mecenati del nostro territorio, ma non solo del nostro territorio, quindi degli imprenditori, degli industriali che fanno del mecenatismo un valore sia a livello sociale che culturale, ma anche d'impresa. Sì, i Rotary in particolar modo con il distretto 2090, che in qualche modo accoglie queste quattro regioni, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e il Molise, in questo momento sta un po' ritornando su questo interessantissimo argomento che riguarda il mecenatismo, in particolar modo di questo territorio. E è molto bello pensare a un Federico che è nato a Gubbio, la mia città dalla quale provengo, e che ha saputo dare un'impronta così diversa, così interessante per l'epoca in cui ha vissuto. Questo territorio in realtà ha bisogno di ritrovare se stesso dopo questo periodo dovuto un po' alla pandemia, e non solo purtroppo. Abbiamo bisogno di ricalcare un po' quelle che sono state le sue impronte e che hanno dato sicuramente la possibilità di parlare, di tornare ad essere al centro dell'umanesimo in particolare. Sì, direi che il mecenatismo contemporaneo si inserisce nelle nuove tendenze delle condotte delle imprese orientate a costruire il bene comune, sostanzialmente imprese che hanno scelto le strategie di responsabilità sociale come la stella polare per le condotte strategiche dell'impresa, in cui in qualche modo hanno modificato anche il paradigma tradizionale, in cui l'impresa non è più semplicemente un ente massimizzante profitti per solo la proprietà, ma è un ente che crea valore condiviso con il territorio, con tutti gli stakeholder. Per cui anche oggi che abbiamo rappresentanti di imprese e di fondazioni, sono secondo me degli attori e dei protagonisti importanti della nostra comunità e sono degli esempi, credo, significativi di un mecenatismo contemporaneo. Oggi il mecenatismo è senz'altro una di quelle cose molto sentite, molto praticate, che per fortuna danno la possibilità a quelli che verranno dopo di noi riuscire a capire tutte le cose belle che sono state riuscite a realizzare in questo periodo. Naturalmente sono cambiate le regole, sono cambiate le comunicazioni, sono cambiate tante cose, ma il mecenatismo come possibilità di trasmettere il valore delle arti al futuro e comunque sempre nella pratica è sempre rimasto quello. Il mio papà mi ha detto, classe 1893, mi ha detto sin da allora: ricordati Vittorio che noi passiamo ma le cose belle che facciamo rimangono. E io ho preso da queste considerazioni, da questo che mi ha detto mio papà, persona molto saggia anche se era molto povera, nella mia vita mi sono accorto che la bellezza non è certamente solo il potere, ma è quello che tu riesci a godere col tuo corpo, con la tua anima, quello che ti rimane dentro, no? E la possibilità di trasmettere il bello è veramente una cosa che fa felice te stesso, e per questo che io penso non finirà mai. Io tutto quello che ho fatto nella mia vita l'ho fatto sempre solo con un'unica missione, è la missione del bello. Però devo dire di essere fortunato, perché sono stato sempre felice, fosse più o meno ricco non lo so, ma comunque sempre felice, anche adesso che di anni non ne ho certamente pochi, però mi sento dentro questa felicità interiore che senz'altro è ripagata da tutto quello che ho sempre fatto e che continuo a fare.